La maternità è vista da molte aziende come un costo. La lavoratrice si assenta per un lungo periodo, bisogna sostituirla, ma non la si può licenziare perché vige il divieto di licenziamento dall'inizio della maternità fino all'anno di vita del bambino. Per evitare il rischio che la lavoratrice possa subire dal datore di lavoro delle pressioni per lasciare il posto di lavoro, le dimissioni devono essere convalidate dall'Ispettorato del Lavoro. Le dimissioni online, che sono la regola per la generalità dei lavoratori, non si possono fare quando a dimettersi è la lavoratrice nei primi anni di vita del bambino. Le dimissioni in questi casi sono protette. Quando le dimissioni si considerano protette e come vanno rassegnate? Lo scopriremo dopo la sigla. Le dimissioni protette sono quelle rassegnate entro i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore in affidamento o adottato. In caso di adozione internazionale, le dimissioni sono protette se rassegnate entro 3 anni dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore da adottare oppure entro 3 anni dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per incontrare il minore. Le dimissioni della lavoratrice nei primi 3 anni di vita del bambino non si possono fare online, ma vanno fatte con il controllo dell'Ispettorato del Lavoro per accertare la genuinità della volontà della lavoratrice di lasciare il lavoro e l'assenza di richiesta o pressioni dell'azienda e per questo si dicono protette. Le dimissioni durante i primi 3 anni di vita del figlio si fanno per iscritto al datore di lavoro e devono essere convalidate dall'Ispettorato del Lavoro, del luogo di residenza del lavoratore o del luogo di lavoro attraverso un colloquio diretto con il funzionario dell'Ispettorato. La convalida è richiesta anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Se manca la convalida, le dimissioni e la risoluzione del rapporto consensuale sono nulle, come se non fossero mai state fatte. Questo significa che il lavoratore conserva il posto di lavoro e ha diritto al risarcimento dei danni pari agli stipendi relativi al periodo in cui non ha lavorato. In via eccezionale, soltanto per la durata del periodo emergenziale da Covid-19, il colloquio diretto della lavoratrice con il funzionario dell'Ispettorato del Lavoro per la convalida delle dimissioni è stato sostituito con un modulo che la lavoratrice doveva compilare, sottoscrivere e inviare con le dimissioni all'Ispettorato del Lavoro. Attualmente, nel 2023, la lavoratrice può convalidare le dimissioni scegliendo tra il colloquio in presenza e il colloquio online richiedendolo attraverso un apposito modulo da scaricare sul sito dell'Ispettorato del Lavoro. La lavoratrice o il lavoratore debbono per prima cosa consegnare al datore di lavoro la lettera di dimissioni, poi recarsi all'Ispettorato a fare il colloquio in presenza oppure fare colloquio online. La legge, l'articolo 55 del decreto legislativo 151 del 2001, stabilisce che la disciplina sulla convalida delle dimissioni si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio in sostituzione della madre, a seguito, della morte della madre o di sua grave infermità, in caso di abbandono, della madre o di affido esclusivo del bambino al padre. L'Ispettorato del Lavoro, con la nota 559 del 2020, ha però precisato che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata quando il lavoratore ha un figlio di età inferiore a 3 anni, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità. Dunque, il lavoratore padre con un figlio di età inferiore a 3 anni che vuole dimettersi o che si accorda con il datore di lavoro per la risoluzione, appunto, consensuale del rapporto di lavoro, deve dichiarare al datore di lavoro la propria condizione familiare, cioè di avere un figlio di età inferiore a 3 anni, e convalidare le dimissioni presso l'Ispettorato del Lavoro, sia che abbia usufruito del congedo di paternità, sia che non ne abbia usufruito.
Ora, il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 151 del 2001, che prevedeva che nel caso di dimissioni protette la lavoratrice o il lavoratore non dovessero dare il preavviso, è stato abrogato. Rimane invece in vigore il comma 1 dell'articolo 55, che prevede che in caso di dimissioni durante il periodo di divieto di licenziamento, cioè dall'inizio della gravidanza fino all'anno di vita del bambino, non deve essere dato il preavviso. Pertanto, in caso di dimissioni protette fino a un anno di vita, la lavoratrice non deve dare il preavviso. In caso di dimissioni dopo il primo anno di vita e fino al terzo anno di vita del bambino, le dimissioni sono protette, ma va dato il preavviso. Lo stesso appunto vale anche per il padre che si dimette, sia che abbia usufruito del congedo di paternità, sia che non ne abbia usufruito. Il lavoratore padre è esentato dall'obbligo del preavviso per il semplice fatto che si dimetta entro il primo anno di vita del figlio, purché abbia comunicato anche nelle dimissioni stesse al datore di lavoro la sua situazione familiare, e cioè di avere un figlio di età inferiore ad un anno. E ciò è stato precisato dall'Ispettorato del Lavoro con la nota 896 del 2020. Ora ci chiediamo, l'indennità di preavviso va comunque sempre data e quindi si esclude l'obbligo di preavviso in caso di dimissioni, sempre in caso di dimissioni entro il primo anno di vita del bambino? Ecco, può essere che le dimissioni, anche se temporalmente collocate entro il primo anno di vita del bambino, avvengano per motivi diversi dalla maternità. Alcuni tribunali ritengono che le dimissioni rese entro il primo anno di vita del bambino si presumono avvenute senza che sia messa prova contraria proprio per la maternità, e di conseguenza l'indennità sostitutiva del preavviso vada comunque pagata senza fare accertamenti sulle effettive motivazioni che sono alla base della scelta delle dimissioni della lavoratrice. Formalizzate le dimissioni, dopo la loro convalida, la lavoratrice o il lavoratore padre devono chiedere all'INPS la NASPI. L'indennità di disoccupazione, infatti, spetta alla lavoratrice madre e al lavoratore padre in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che avvengono entro il primo anno di vita del bambino. Per una valutazione del vostro caso, assistenza e informazioni, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!